è uno dei simboli della Liguria, del gusto, la torta pasqualina. La leggenda dice che ci vogliono 33 sfoglie come gli anni del Cristo, ma non siamo così sicuri che questo sia vero. L'importante è che dentro ci siano o i carciofi o le gee, le bietole, a seconda delle zone, del formaggio, della cipolla per il soffritto e soprattutto delle uova nell'impasto del ripieno, ma anche uova a crudo proprio sopra il ripieno prima di essere coperto dalla pasta. E poi questa pasta deve essere soffiata con una cannuccia e per alzarla, per far sì che non tocchi le uova, perché alla fine deve rimanere una torta dove ogni fetta abbia un pezzo d'uovo proprio per la Pasqua. È una ricetta non semplicissima, neanche difficile, molto antica. Addirittura arriva dal Medioevo, quando le gattafure, le torte di Genova, erano conosciute e diffuse in tutta Europa. Ortensio Lando diceva che lui era ghiotto delle gattafure come l'orso al miele. Ed è tutto.